L'emergenza maltempo non accenna ad una tregua sul fronte della viabilità sia urbana che extraurbana. È di questa mattina il blocco dinamico di mezzi pesanti sulla carreggiata nord del tratto marchigiano dell'autostrada A14 a causa del divieto di circolazione dei tir in Emilia-Romagna per il maltempo. Una cinquantina di automezzi così fermi sulla corsia di marcia della carreggiata nord tra i caselli di Loreto, Porto Recanati ed Ancona Sud. Auto e altri veicoli però passano sulle altre due corsie. Vietate ai mezzi pesanti tutte le entrate della 14 in direzione nord nelle Marche finché non miglioreranno le condizioni meteo in Emilia-Romagna. Il casello della 14 di Marotta, assieme a quello di Fano e per ultima chance quello di Pesaro, diventano così i punti caldi in cui i bisonti della strada lasciano l'autostrada e scelgono se continuare su via ordinaria o fermarsi fino al rientro del blocco. Quindi noi dovremmo attendere l'uscita di questi autotreni e farli però transitare sulla statale perché la circolazione sulla statale è aperta. Abbiamo anche queste due aree oramai da 4-5 giorni che sono le aree di ammassamento per gli autotreni perché come ben sapete per 3-4 giorni c'è stato proprio un blocco totale. Queste aree verranno utilizzate se dovessimo avere delle difficoltà e se gli autotreni decidessero comunque di fermarsi. Un sovraccarico del traffico in una condizione già non ideale del fondo stradale con traffico pesante rappresenta un'ulteriore criticità da dover gestire che si somma già al carico di situazioni da dover controllare. Sì, siamo sul territorio da giorni, giorno e notte, con le ditte incaricate, gli operai del comune, l'amministrazione comunale e i tanti volontari che ne approfitto per ringraziare, che in questi giorni ci stanno dando veramente una grande mano. Adesso stiamo facendo dei sopralluoghi, le strade sono tutte percorribili, quindi abbiamo garantito in questi giorni la sicurezza e la percorribilità delle nostre strade. Adesso abbiamo una criticità per quanto riguarda il casello autostradale. Se i bambini in questi giorni hanno avuto e potuto dar sfogo alla loro voglia di divertirsi, c'è un'altra fascia d'età però della nostra società che in queste giornate ha accusato maggiori disagi e sono questi anziani e persone fragili. Cosa bisogna dire a chi ci sta guardando in questo momento in televisione, magari le persone anziane? Beh, le persone anziane assolutamente non si devono muovere di casa. Se hanno bisogno chiamano direttamente o mandano qualcuno, se proprio ci sono stare a casa in un'avventura. Beh, certo, quello. I consigli di tutti.